Come sapete ragazzi, io non bazzico soltanto su TikTok, non ho il canale TikTok, mi era venuta una mezza intenzione di aprirlo, ma non ho alcuna intenzione in realtà di aprirlo, sono un po' combattuto, in realtà non credo lo aprirò mai, ma comunque ho scoperto che ci sono persone che parlano in corsivo ragazzi. In corsivo, ragazzi, in corsivo, questa è veramente una cosa tremenda, ragazzi, tremenda, tremenda. Alcune ragazze, anche abbastanza grandi, parlano in corsivo e fanno tipo. No, vi risparmio questa cosa terrificante. Prego, cominciamo con il video, grazie. Ciao a tutti, ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Sigla! Oh, oggi tralasciamo i discorsi iniziali perché non c'entra niente con il video e partiamo subito. Nuovo video, nuova recensione in sala. Oggi vi parlo di un film horror. È un film horror che avevo visto la pubblicità bella sponsorizzata sui social, Facebook, Instagram, più. Addirittura questo film veniva accostato a Babadook, film del 2014, incredibile. Filmone assoluto che vi consiglio di vedere e quindi io avevo detto è vero che quando sparano così grosse ste robe non è sempre detto però insomma magari ci si può avvicinare quindi andiamo a vedere questo di Other Side, film di cui vi parlo oggi per la regia di un tizio che, di cui non ricordo assolutamente il nome e di cui sinceramente non mi interessa. Di cosa parla questo di Other Side? Allora, questo di Other Side parla di questa famiglia che ha comprato una casa e ovviamente senza spoiler la recensione, poi ne parliamo di spoiler. Comprano questa casa perché sono andati a vivere in questo posto molto bellino, tutte case e cominciano a succedere cose particolari perché il bambino, figlio del protagonista, diciamo del co-protagonista e figlio adottivo, diciamo della nostra protagonista, molto bellina anche. E comincia a parlare dall'altra con la parte oscura, diciamo, della casa, perché sente la voce di un bambino, dice che c'era presente questo bambino che gioca con lui. Questa, diciamo, è la trama abbastanza classica, diciamo così, in questi horror con bambino, diciamo in questo senso. Cosa succede? Che inizialmente il film ci fa vedere che sono successe delle cose in questa casa, quindi comunque qualcosa di strano in questa casa. Perché? Perché questa casa non è una casa normale, è una bifamiliare. Ed è molto interessante. Una scena in cui si vede questa casa che una parte è buia e una parte è luminosa. La dualità, diciamo così. E cerco di stare il più fermo possibile, così almeno la gente che mi dice che mi muovo troppo nei video non si lamenta. Ma non ci riesco, ragazzi, a stare fermo, mi dispiace. Comunque, prima di tutto, voglio dire che il film inizia con questa cosa che dice che è ispirato a fatti reali. Io non capisco cosa significhi, perché se poi si vede il film. È palese che la cosa non è realistica, non è una cosa realistica, cioè non è, anche The Conjuring non è realistico, però ci sono personaggi veri, tutta una serie di cose, ok? Personaggi realmente esistiti che hanno fatto veramente quello che fanno nel film. Poi se le cose sono successe o no, questo è un altro discorso, però comunque è effettivamente storico, diciamo così, come film. Questo non si sa, non si capisce, non ci sono specifiche in merito, quindi. Bah, ci viene solamente detto che è ambientato nel 2014 e questo già voglio fare dei piccoli appunti. Però, vabbè, comunque, è ambientato nel 2014, quindi si pensa che sia ambientato in un tempo specifico, però non viene detto altro, quindi non si capisce se effettivamente è così. Comunque, questa casa, come vi dicevo, è una bifamiliare, quindi non è una casa normale. Una parte della casa è tutta bella, carina, l'altra parte è distrutta completamente, mezza incendiata. Cioè, non si capisce pure questa cosa. Questi vanno a comprare una casa dove la metà parte della casa è tutta distrutta, cioè mezza distrutta. Cioè, io non la comprerei mai, ma non perché ci deve essere forse un mostro dentro, ma anche perché secondo me strutturalmente. Cioè, non è detto che la casa sia a norma. Cioè, veramente, ragazzi, quella, la parte sinistra della casa è tutta distrutta e ci sono i vetri rotti. Quindi, comunque, le intemperie entrano dentro, si rovinano il legno, oppure il calcestruzzo di quello di cui è fatto la casa si rovina. Sono passati qualche anno, magari, cioè, a forza di stare aperta così, non è detto che la struttura sia, non sia compromessa. Boh, io non me la comprerei mai una casa del genere. Anche perché loro dicono, ah, ma è una bifamiliare.
Non sapevo che era una bifamiliare. Ecco, guarda da quella parte, vedi che c'è un pezzo mezzo distrutto, non la comprà, perché comunque la bifamiliare è attaccata. La struttura di sinistra può compromettere la struttura di destra. Vabbè, comunque, chi se ne frega. Evidentemente non sono architetti e non pretendo mai di esserlo, ci mancherebbe chi ha girato il film, però insomma diciamo che è poco verosimile che una famiglia compri una casa se metà è tutta distrutta, cioè, soprattutto questi che sembrano tutti più carini, belli, eccetera. Parliamo delle cose positive di questo film. La fotografia, molto interessante, veramente bella la fotografia di questo The Other Side, ricorda un po' anche effettivamente Babadook nella fotografia. Colori molto sui grigi, sulle sfumature di blu, molto molto bello in molti punti, è veramente interessante. Infatti il film, nonostante non sia niente di eccezionale, inizia in modo classico, ma che dà anche delle belle inquadrature panoramiche, veramente belli, campi lunghissimi, molto interessante. Sicuramente tecnicamente non è male, questo c'è da dire. Anche l'atmosfera generata da questa fotografia interessante, secondo me, è molto buona. E gli attori non sono male, cioè anche il bambino fa queste espressioni un po' strane, ci sta, veramente simpatico. E la colonna sonora funziona bene, veramente semplice, ma funziona veramente bene con questi stridi. Figo, figo, figo. Non mi è dispiaciuta. Purtroppo però ci sono veramente pochi pro per far sì che il film diventi più che sufficiente. Perché? Che poi questi comprano questa casa, che è tutta bella, eccetera. Non si domandano perché di là ci sta così brutto e distrutto. Cioè, non è che dicono, ma scusate, ma vi rendete conto di quella casa? Cioè, vedete che è distrutta, non fate niente. Cioè, noi viviamo qui e di là c'è tutto fatiscente, cioè terribile, no? Vabbè, cioè, l'ha pagata di meno, perché fanno intendere che comunque è bellissima per quanto l'abbiano pagata, però cazzo, accanto, cioè, non lo so, ci stanno i barboni, non lo so, vabbè, comunque. Già, questa cosa, ripeto, è super inverosimile. E poi è inverosimile che loro vanno lì, quella non c'ha un lavoro, e lui non si sa che lavoro fa, il falegname, lavora per aziende a progetto, quindi boh, come fai a comprarti una casa con un figlio così? Non so se capisce. Quindi diventa fuori. Cioè, un po' tirata così, cioè, te guardi la storia, la sceneggiatura, non è particolarmente brillante. Ci sono delle gaffe, secondo me ci sono delle gaffe gigantesche, ma queste non vanno a inficiare sulla bellezza del film, semplicemente sono delle gaffe atomiche, cioè loro hanno dei telefoni che non sono mai del 2014. Io non ho capito se questo film è ambientato nel 2014 perché ci dice in continuazione il giorno e l'anno, quindi è ambientato nel il mese, quindi è ambientato nel 2014, ma come fanno a avere gli smartphone che sembrano del 2020? Cioè questa cosa è strana, capito? Nel 2014 non ci stavano tutti questi smartphone così, boh. Vanno in un concessionario, c'è la Mercedes del 2020, i modelli con i fari che si capisce, poi a me piacciono, attualmente si capisce che sono macchine nuove, anche la Citroën, si fanno vedere un po' di Citroen, sembrano tutte nuove, non sembrano del 2014, boh, non lo so, non si capisce questa cosa, ma questa, ripeto, è solo una gaffa. Purtroppo il film poi, per il resto, rimane dimenticabile, perché è un film di quelli che ne hanno fatti mille e non spicca niente, se non, ripeto, in tecnicismi che però sono frivoli alla struttura, perché sì, puoi fare delle belle fotografie, belle cose, ma se poi la storia è vista, rivista, anzi, si struttura in modo così, boh, che non si capisce, se vuoi fare il finale aperto, ma poi non sei capace a fare il finale aperto, perché il finale aperto lo fai se c'è un ideale, un film, se comunque i personaggi hanno fatto un'evoluzione, una storia, poi lascia il finale aperto per lasciare allo spettatore il modo di pensare come potrebbe o dare un senso a quel finale, come poteva essere Babadook, per esempio. Che comunque i personaggi nella storia hanno avuto un'evoluzione. Qui, boh, si capisce come finisce, poi me ne parliamo nella parte spoiler. Situazioni sono al limite certe volte, i personaggi hanno dei comportamenti eccessivi, sembrano che si conoscono da 3 giorni. Cioè, io a vivere uno, cioè vado se lo conosco bene, non è che si comincia a dire guarda, ci stanno i fantasmi, quello è no, ma che dici? Anzi, te me ne fio. Cioè, aspettate un attimo, cioè, che cazzo. Io capisco che le persone non si smettono mai di conoscere, però insomma. Così mi sembra eccessivo. Anche il figlio parla in modo alla madre, e la madre, cioè la madre finta, perché in realtà la madre vera gli è morta a sto figlio, ma non è uno spoiler, è una cosa iniziale. E gli parla, tu non sei mia madre. E quella, ma è vero. Cioè, sei
sei comunque una persona adulta, devi avere rispetto, devi fare qualcosa, no? Che sei lì, ok. Anche perché poi il personaggio di lei è abbastanza forte a livello di emotivo. Cioè, non è un personaggio femminile di quelli, capito, quegli stupidi che non hanno forza. Anzi, lei è abbastanza forte, ha coraggio nella storia. Quindi è inutile comportarsi in quel modo in certi punti. Anzi, barba della tua... Tu hai il coraggio, non con cattiveria, però facendogli capire, no? Che sì, è vero, non sono tua madre, ma è come se, no, non come se lo fossi, però insomma, cerchiamo di avere una convivenza, anche perché ragazzina che ha 2 anni, che è uno che ci sta, cioè, avrà 6-7 anni, insomma, quindi se gli dici una cosa, magari ti capisce pure, visto che noi ragazzi sono tutti... Però qui siamo nel 2014, quindi... Comunque, secondo me il finale è tirato un po' via. Poteva durare qualche minuto in più, visto che il film dura poco. Dura 1 ora e 20, così 25. Poteva metterci 5 minuti in più di girato e farci un finale un pochino più soddisfacente, diciamo così. E ripeto, se devo parlare da Babadook, ragazzi, mi spiace, ma Babadook è veramente un filmone questo, un filmettino così dimenticabile. Tra 3 giorni si è dimenticato, se non per qualche inquadratura bellissima. Niente, ragazzi, The Other Side è un film... Di come ne sono fatti altri 100.000, peccato, perché in realtà aveva un'ottima possibilità di essere un buon film, e invece rimane un film mediocre, massimo, sufficiente. Quindi il mio voto per questo The Other Side è un po' indeciso, dagli 2, 2 e mezzo, direi più 2 e mezzo, anche sì, 2 e mezzo, diciamo così, diciamo 2 e mezzo, dai, voglio essere un po' buono, però forse più 2, comunque. Scritta gialla, comunque, è nel mezzo sta questo film, quindi purtroppo non finirà sicuramente nel meglio, non finirà sicuramente neanche nel peggio, quindi, vabbè, discorso così, tanto per. Quindi, 2 e mezzo su 5 questo The Other Side, che è un film che mi lascia un po' interdetti, per alcune cose abbastanza interessante, per molte meno, quindi comunque ci sta. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo The Other Side, se vi piacciono gli horror, ricordate... Andatela a vedere, comunque potrebbe essere, non so, magari a voi piace di più, a me personalmente non mi ha fatto impazzire, pensavo molto molto meglio. E ovviamente che ora al cinema non si possono vedere, mi ero scordato di questa specifica, perché al cinema di solito trovo sempre persone abbastanza normali, invece quando si vanno a vedere gli horror, forse le persone vanno a vedere gli horror perché devono fare, non so, le zozzerie con la ragazza e cose del genere, quindi parlano, fanno... neanche commentano il film, parlano di altre cose, c'è uno dietro che parla di altre cose, perché? Cioè c'è un film, vedi, c'è uno schermo che non è piccolo, è abbastanza grande, c'è un motivo perché sei lì, pure sulle poltrone VIP stava, quindi per dire, no? Cioè, spendono pure più soldi per parlare col vicino di stronzate, della chiesa, di cose, ma chi se ne frega, cioè, ma guarda il film e poi ne parli dopo, boh, non so io la gente come cazzo fa. Poi continuerò a vedere gli horror perché io li adoro, vedrei tutti gli horror esistenti, quindi... Vabbè, comunque, niente ragazzi, ho finito con questo video, io vi ringrazio per aver seguito fin questa parte del non spoiler, aspettatemi che qui la parte spoiler è un pochino più lunga del solito, perché io ho delle cose che voglio analizzare un pochino nel dettaglio, speriamo non sia troppo lunga, ma comunque... grazie per aver seguito fin qui, seguitemi su Instagram, YouTube ovviamente e Facebook se volete sapere qualcosina in più su quello che faccio, quello che non faccio, cioè Instagram ovviamente è molto più importante di Facebook, ma comunque ci vediamo al prossimo video, un saluto da Andrea, il Russian Sorrel di cose, di film, di quello che vi pare e alla prossima, un bacione incredibile e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, però attenzione perché il film non è finito, perché ovviamente se non avete già visto il film di The Other Side o semplicemente volete sapere più nel dettaglio qualche scena che mi ha fatto un po' cagare, un po' mi sono piaciute, ecco qui subito la parte spoiler, quindi siete avvisati, partiamo subito. Allora, questo film, come dicevo, è terrificante, ci sono delle scene, no vabbè, terrificante in senso, allora la suspense la crea pure. La crea pure la suspense. Ci sono dei colpi di scena, tipo il fatto che tu dici sì, è il bambino, no, non è il bambino, c'è un altro mostro, invece è il mostro che si trasforma. Ci sta, sembra tipo un po' hit, un po' più che si prende sul serio. Però la cosa è che non ci viene spiegato il motivo. Cioè, quando lei gli dice no, questo bambino è come se fosse mio, è mio, non ti appartiene, perché questo mostro si era preso a questi bambini, no? Però poi lei gli dice, ah, beh, è mio, e lui fa... Finito, sconfitto il mostro. Cioè,
Capite che è una cosa assurda? Ma come si fa a sconfiggere un mostro dicendo sì, quel bambino è mio e basta? Cioè, è troppo, non si capisce il motivo per cui il mostro fa così. C'è un conto è Hilt che la forza dei bambini lo fa diventare più debole e muore. Lì non è che c'è un motivo, non è che il mostro è il fantasma di una madre uccisa che ha perso il figlio, cioè, non c'è un motivo perché il mostro fa così. Lì muore, ma poi non è che muore, sparisce nell'ombra, magari tra 2 giorni ricomincia a farlo, capito? Ci sono delle scene un po' ridicole, un po' esagerate, tipo lei che vede il bambino, che va sotto al letto, lo sente, lo prova a chiappare. Io capisco che la tensione la vuoi creare, però, cioè, non è realistico che lei per prendere il figlio si mette sotto così con la mano e fa e vieni, cioè, gli dice oh dai su, vieni fuori, e poi è così buio che non vedi quello che c'è sotto, boh, non lo so, non si capisce, certe volte come. E poi sono delle scene inutili, cioè la classica scena, no, che lei dice non fammi controllare cosa è successo in questa casa, pipipipi, va su internet, va a cercare quello che è successo nella casa, trova uno che ci viveva prima, che cosa gli è successo, scomparso il figlio, ucciso il figlio dalla moglie, eccetera, un po' quello che gli sta succedendo a lei col marito, che pare, cioè che idiota il marito, che non crede a queste cose, cioè nel senso, non capisci, io capisco che puoi avere delle titubanze, però manco a far così, che dopo un giorno vai via di casa, cioè la Madonna, e che è? Assurdo, assurdo, totalmente assurdo, folle, troppo folle, perché, soprattutto perché lei è abbastanza convincente, e poi, cioè, rimani un giorno, vedrai che succedono cose strane, non è che sono matta, viene a dire come pensi che sono matta così a tal punto, boh, mi sembra un po' eccessivo il rapporto tra di loro, poco coeso, e anzi, sul finale, appunto, non ci viene spiegato la loro coesione che torna, cioè sì, si vedono che si abbracciano, ma è fine, cioè il finale è totalmente aperto, ma adesso ne riparliamo, prima completiamo. Lei va su internet, va a cercare, trova sta gente, va in concessionario famoso con le macchine del 2020, ma nel 2014, parla con questo che dice che la moglie è matta e va da sta moglie, ma va da sta moglie, va lì e fa c'è un mostro, sì c'è un mostro, fine. Cioè, il loro rapporto, non c'è niente tra queste due. Parlano così, non si dicono niente, non ci viene spiegato niente, non ci viene spiegato che mostro, che cosa è questo mostro. Cioè, potevano spiegarlo, avrebbe avuto valenza magari sapere che il mostro era una mamma antica che aveva perso il figlio e allora si voleva vendicare e riprendere il figlio, per dire, i figli degli altri. Cioè, avrebbe avuto senso, questo non ci viene spiegato. Il mostro è tipo un alieno, fa tutti i versi tipo i clicker di Last of Us, quindi non ci viene percepita così, in questo modo. Boh, che cazzo ne so, non si capisce. Il finale, ripeto, è un finale totalmente aperto, ma totalmente inutile, perché i personaggi non ci vengono, non vediamo un'evoluzione dei personaggi, non percepiamo che il padre abbia capito che ci sono dei mostri. È vero, sì, l'ha visto, sì, l'ha schiantato lì sotto, però cioè, boh, è tirato via, è palesemente tirato via. Dovevano far vedere un'altra scena. Io non le pretendo le scene. Se i film hanno un finale aperto ed è con condizioni di causa, a me mi piace, perché mi dà idea, a me piace, perché mi dà idea che mi voglia far ragionare il film su quello che ho visto, assolutamente interessante. Però, ripeto, i personaggi devono fare il loro percorso, non possono essere sì, lì, cioè, è talmente tirato via che i rapporti si evolvono, si ritrasformano senza, cioè, così, pom. E quindi è un po' tirato via, ripeto, il film doveva durare almeno una decina di minuti, 5-10 minuti in più, per dare un senso alla cosa, all'attaccamento, al ritrovamento tra il figlio e la madre, anche se non è la madre, comunque anche lei col marito che si riuniscono, no? Va bene, un abbraccio finale, a caso, così, dopo il mostro non si sa, non è stato sconfitto, sta lì dentro, è sparito nell'ombra, ma potrebbe tornare da un momento all'altro. Ma che cazzo vuol dire che finisce così il film? Cioè, boh, volevano fare il finale ad effetto, ma non è un finale ad effetto, è un finale che te la dici, ma vaffanculo, non ti fa neanche ragionarci sopra, perché, cioè, ti viene da dire, ma boh, cioè, ma che è? Boh, finale così, per cazzo, mi ha fatto per il culo, no? Il finale così. Soprattutto perché il film poi non è che è stato sto splendore. E quindi niente, come dicevo, ci sono anche scene inutili, quindi lei che va da questa, è abbastanza inutile, cioè, in qualche momento te la fa pure prendere un colpo. Ci sono 2-3 momenti che fa abbastanza paura il film, però è una paura limitata allo spavento e poco alla tensione effettiva che viene generata dal film, secondo me. Quindi tutto questo.
di Otherside. The Otherside è questo e nient'altro di più purtroppo. Poteva essere un film interessante. Vedremo col prossimo horror che uscirà fra poco, Black Phone, che andrò a vedere sicuramente. Il grandissimo Ethan Hawke, dal regista di Sinister. Quello sono molto curioso di andarlo a vedere. Speriamo che sia molto più interessante di questo The Otherside, che è stata un po' una delusione, una grande delusione invece. Credo che sia la parola giusta. Andrea, il recensore si chiude, passa e chiude. E noi ci vediamo a un prossimo video. Grazie per aver seguito anche questa parte spoiler. Seguitemi su Facebook, sapete dove mi dovete seguire. Trovate tutti i link nella descrizione con il mio voto e una piccola scaletta del film. Grazie ancora. Vi adoro. I versi del mostro.